Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Oggi 13 novembre 2020, apriamo i lavori del Consiglio della Circoscrizione. Prego il dottore Militello a procedere con l'appello nominale. Grazie. Buongiorno, Castiglia. Presente. Nicolao. Buongiorno, presente al centro di registrazione. Imperiale. Presente. Peter Resi. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Randazzo. Buongiorno, presente e accetto la registrazione. Sorci. Tramuto. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Valenti. Presente, accetto la registrazione. Venturella. Presente, accetto la registrazione. Vetrano. Allora, Presidente, ci sono 8 presenti. Allora, visto il numero legale, dichiariamo aperta la seduta. Nominiamo tre scrutatori: il consigliere Valenti, il consigliere Randazzo e la consigliera Venturella. Approvazione per appello nominale, grazie. Castiglia. Favorevole. Nicolao. Favorevole. Imperiale. 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 Favorevole. Pirresi. Favorevole. Pazzo. Favorevole. Sorci. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Presidente, gli 8 votanti tutti favorevoli. Confermo la votazione, Presidente, favorevole all'unanimità. Confermo. Grazie. Allora, quindi possiamo dare avvio ai lavori d'aula. Mi pare di avere compreso che ieri eravate arrivati a una mozione presentata dal Consigliere Imperiale, quasi in vota o in votazione, insomma, poi è stato, a quanto pare, interrotto il lavoro. I lavori d'aula sono stati interrotti. Prego, chiedo al Consigliere Imperiale di fare un breve riepilogo del documento, se possiamo metterlo. Presidente, esattamente ieri era stata votata, è uscito lo scrutatore, quindi andava sostituito lo scrutatore e rivotarla, però era stata già votata. Sì, siccome diciamo anche Presidente, lei non era in aula, io posso rifare di nuovo. lo scrutatore ero io, andato via due volte, caduta due volte la linea e poi non riuscivo più a riconnettere. Ok, allora perdonatemi, siccome non ero presente, Va bene, per evitare, Presidente, mi diciamo, sta se possiamo fare un bene. piccolo riepilogo, non so se Assolutamente. ero assente solo io, mi scuso, diciamo, se non ho No, seguito i lavori Presidente. d'aula. Presidente, Però scusi. sì, prego, prego, vicepresidente. Ah, sì, grazie. Allora, io credo che ieri ero vicepresidente e la registrazione lo potrà confermare in qualsiasi sede che ho gestito io i lavori d'aula. Tuttavia, Presidente, quando il Presidente gestisce i lavori d'aula in sinergia con la parte amministrativa, ovvero sia del notaio della seduta, dottore Francesco Militello, si avvale della sua collaborazione. Pertanto, dire che la mozione è stata votata è come dire che poi non è andata avanti per un atto, diciamo, burocratico, ma non è esattamente così. Perché la mozione si ritiene totalmente e completamente votata nel momento in cui gli scrutatori confermano la votazione della stessa, Presidente. Tuttavia, caro Presidente, ieri è successo che lo scrutatore Valenti, me lo ricordo bene perché dico ancora la mia lucidità mentale c'è, anche se magari potrà apparire che non c'è, ma c'è. È successo che lo scrutatore Valenti
al momento della votazione non era collegato e ha detto che era caduta la linea. Quindi, no, secondo quello che io ho sentito in condivisione anche con alcuni consiglieri, mentre ce ne sono altri che dicono e hanno dichiarato ieri che hanno sentito favorevole, poi dico ognuno si assume le proprie responsabilità. Sicuramente, sicuramente. Il consigliere Valenti non è collegato al momento, in ogni caso, della conclusione della votazione, perché avrebbe dovuto poi confermare, come solitamente noi facciamo alla fine della votazione, che è stata approvata in condivisione con gli scrutatori Tizio, Gaia e Martino. Quindi, Presidente, la votazione non si è ultimata, che è diverso. Ok, Presidente, questa è la mia posizione, che è il frutto della registrazione di ieri. Grazie Presidente. Grazie consigliere Imperiale, consigliere vicepresidente Nicolao. Se io penso, diciamo, per superare, diciamo, questa... per favore. Sì, no. Sì, prego consigliere Valenti, prego. Allora Presidente, io allora sono entrato, ho detto favorevole ed è caduta nuovamente la linea, però come dice il consigliere Nicolao, è giusto, perché se non ci sono, quindi non... Mi scusi Presidente, potrei essere informato su dove siamo arrivati? No, siamo consigliere Sorcine, faccio finire il consigliere Valenti e provo a fare un riepilogo io veloce. Prego consigliere. Grazie. Valenti. Io ho detto favorevole, nello stesso tempo è caduta la linea, quindi sicuramente il vicepresidente, c'era un po' di... parlava chi, parlava come, non si è sentito. Dico, a prescindere da questo, dico, la votazione passa solo se io do il mio consenso come scrutatore. Una volta che è caduta la linea, quindi automaticamente non potevo essere più scrutatore. Quindi è giusto quello che dice il vicepresidente Nicolò. Sì, lei a fine diciamo, consigliatura riceverà il premio come miglior scrutatore, diciamo, della prima circoscrizione. Grazie Presidente. Devo dire che un po' tutti, sia io che il vicepresidente, quando presiede il vicepresidente Nicolao, la citiamo come scrutatore. Quindi, insomma, è una responsabilità. Io volevo, prima di continuare, c'era il consigliere Sorcio che aveva chiesto a che punto eravamo arrivati, mi pare di aver capito, ma mi pare che si è sconnesso di nuovo o sbaglio? Dottore Militello, è con noi il consigliere Sorci? No, legato. Ok, vabbè, direi, insomma, nel frattempo poi casomai per correttezza ci fermiamo e ridiamo un attimo il punto della situazione. Direi, visto che appunto la votazione non è arrivata a conclusione, che se è possibile, appunto, come già si era detto disponibile, riprendere un po' il punto, visto che la mozione è presentata dal consigliere Imperiale, se può un po' riepilogare brevemente chiaramente il senso della mozione e poi proseguiamo. Presidente, intanto prima, prego, prego. Presidente, intanto prima ci tengo a precisare, a ringraziare il consigliere Valenti per la precisazione che ha fatto in aula, che è quello che dicevamo fondamentalmente io, il consigliere la consigliera Pitarresi e il consigliere Giuseppe Randazzo, dopodiché che la votazione non è stata valida chiaramente al 100%, lo confermo, nessuno ha detto che nessuno sa dirigere la votazione, nessuno ha praticamente detto questo, assolutamente nessuno, c'è stato soltanto che abbiamo votato, il consigliere Valenti era in aula, è entrato un secondo, ha detto favorevole e dopo gli è caduta la linea, chiaramente non si è potuta concludere la votazione perché subito dopo gli è caduta la linea, poverino, gli avevo soltanto detto. Il consigliere Valenti ha detto favorevole, andiamo avanti, dopo giustamente non c'è, la votazione non è valida. Avevo precisato però che avevo sentito favorevole, stop. Fondamentalmente il consigliere Valenti oggi l'ha precisato, quindi sono contento che quantomeno, dico ancora, ho l'udito perfetto. Ottimo, va bene. Presidente, ho concluso, ora le faccio il sunto della mia mozione. Oh, ci tenevo a... Per quanto riguarda la mozione della ZTL, Presidente, viene presentata perché, come lei ben sa, prima via generale Luigi Cadon c'era stato riferito sia quando è stata introdotta la ZTL e sia per delle iniziative fatte da me, da lei e dal consigliere Zacco, se non vado errato,
in tarda notte ci siamo, quando fu premurati per fare delle aperture per permettere alle persone di arrivare al mercato di Ballarò e quant'altro, via Mongitore era perimetrale e via Cadorna perimetrale. Su via Cadorna la discesa c'era stato detto che non era ZTL o comunque c'era molta confusione, motivo per il quale la scorsa, circa due mesi fa, vedo che spuntano le, in questo momento non mi viene, spuntano le, comunque, la segnaletica verticale, non mi veniva segnaletica in questo, sì, momento sì. La segnaletica dove via Cadorna diventa ZTL, loro dicono che era già ZTL da prima, io non metto in dubbio nulla, ma fondamentalmente, Presidente, la mia mozione ha un significato, cioè la mia è una mozione fatta per andare a alleggerire il traffico veicolare che c'è in Corso del Ruggero, che al momento fondamentalmente non è così perché molte persone sono a casa e non vanno al lavoro a causa del Covid, ma sappiamo tutti, con l'inizio delle scuole al 100% e le persone che rientrano a lavorare, spesso e volentieri Corso del Ruggero è un casino. Quindi via Cadorna, non evitare che le persone rimarrebbero imbottigliate o comunque alleggerire il traffico in Corso del Ruggero, potrebbe essere uno sbocco. Io quello che chiedo di eliminazione del ZTL è soltanto il tratto che esce discesa via Cadorna e via del Bastione lato sinistro. Lato destro non l'ho mai nominato, ho detto soltanto come è scritto nella mozione. Via Cadorna discesa e lato sinistro per permettere alle persone di andare verso in Piazza Indipendenza, quindi Corso Palatafini, via Papireto e quant'altro, Corso Alberto Amedeo, via Papireto e quant'altro. Quindi la mia mozione nasce per questo, Presidente. Credo di essere stato il chiaro possibile e di aver illustrato la mozione come già avevo fatto ieri. Grazie consigliere Imperiale, la ringrazio anche per appunto per aver riepilogato quanto già avete discusso. Sapete bene che sono un sostenitore della concretezza, quindi spero, diciamo, sempre che le cose si chiudano, diciamo, quando tutti sono connessi, e quindi in questo caso devo dire che la videoconferenza non ci aiuta per niente, insomma, questi problemi, diciamo, nati ieri in fase di votazione, purtroppo sono quello che può succedere con questi collegamenti che ci costringono a fare i consigli in questa maniera. Sì, si era iscritto a parlare il consigliere Nicolao, prego. Presidente, mi sente? Sì, vicepresidente, prego. Allora, io chiedo al dottore Militello di ascoltare la registrazione della votazione di ieri, quando potrà farlo chiaramente, e di dichiarare come è andata la votazione. Grazie. Vabbè, io penso che sì, verbale, diciamo che ci sarà, però scusate, siccome c'è un verbale che va approvato proprio su ieri, dottore Militello, il verbale di ieri è pronto? La minuta è pronta? Sì, il verbale di ieri è pronto. Allora, io ieri ho ascoltato più volte la registrazione. Sì, quando prego, il consigliere prego. Valenti esprime la sua dichiarazione di voto, cioè la sua voce viene coperta da altri interventi. Però, ripeto, mi sembra un problema già risolto, perché tenuto conto che poi alla fine il consigliere Valenti non era presente alla fine della votazione, la votazione comunque non si è conclusa regolarmente, quindi io supererei la questione onestamente. Io condivido, l'aula insomma è d'accordo su questo. Allora, se possiamo, diciamo, brevemente Presidente, scusi, è solo per la precisione, non per altro, per la precisione. Certo, certo. Grazie. Ma questo, se nel caso, nella minuta, quando arriverà in approvazione, anzi proporrei che dopo questa mozione trattiamo subito l'approvazione del verbale di ieri, probabilmente se ci sono poi delle modifiche, delle integrazioni a quel verbale, lo procediamo direttamente dopo. Intanto parliamo del documento, che mi sembra un documento importante. Se ci sono degli interventi brevissimi sul documento, perché anche io poi vorrei dire qualcosa. Io pure ho una cosa, Presidente. Sì, allora se non ci sono, scusate, vado a vedere nella chat. Ah, il vicepresidente ha già intervenuto. Prego, consigliere Sorci. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto, anche perché dico il problema si pone in questi termini. Lì non penso che ci sia una zona a traffico limitato.
lì c'è una chiusura per alcune ore della notte, mi pare. La chiusura stessa non incide sul traffico che defluisce verso Piazza Indipendenza, perché si parla della parte più interna della via del Bastione, se non mi sbaglio. Dico, se mi sbaglio, correggetevi. Io sono sempre stato, e tutti lo sanno, per le chiusure che servono alla città per migliorarla, e non mai per quelle che non servono e che sono addirittura fastidiose. Dico, per cui, stando secondo me al fatto che non è una ZTL, dico, il problema si pone perché è inesatto il tema. Per cui, da parte mia, dico, io sarei più contento se noi, io parlo dei miei compagni di partito che è di cordata, che sono, io gradirei che noi ne parlassimo prima di dare un'espressione di voto, cosa che ho chiesto ieri sera, ma per quali motivi? Per motivi che non riesco a ricordare, non ci siamo potuti riunire. In ogni caso, non stiamo parlando di una ZTL. Dico, se non è così, mi contraddica, mi illumini il consigliere imperiale, perché io non penso che ci sia una ZTL in quel tratto di strada. Stando così le cose, io mi asterrò, anzi, però, a meno che il consigliere imperiale mi fa la cortesia di accantonare la mozione e di ripresentarla anche domani, dopodomani. Accantonarla significa che la può trattare anche domani o anche dopodomani. Stando così le cose, io non la voto, ma non la voto non perché ce l'ho con un imperiale che è un mio caro amico e un consigliere che stimo. Non la voterò perché ritengo non sia appropriata la mozione. Grazie consigliere Sorci. Presidente, posso? Posso? Scusatemi. Posso? Sì, prego consigliere Randazzo, prego. Ma qua si parla semplicemente di alleggerire il traffico. Presidente, perché è molto caotico. Se eliminassimo questa cosa sarebbe bello. Uno deve andare in via da Sant'Oro, dico, verrebbe più facile, più libera la situazione. Questo qua, presidente, nient'altro. Grazie consigliere Randazzo. Io se non ci sono ulteriori interventi, volevo dire alcune cose, poi ovviamente cederò, se vuole fare una breve replica, la parola ovviamente anche al consigliere imperiale, ma anche ad altri consiglieri, perché consigliere, una cosa importante sul tema. Finché c'è dibattito e l'aula è viva e si confronta, dobbiamo essere tutti ben felici, diciamo, delle discussioni che si vengono a creare, anche, diciamo, delle diverse vedute, eccetera. Alcuni elementi però mi sento di restituirveli. Faccio, diciamo, assolutamente mea culpa, nel senso che nella costruzione della ZTL, prima versione, sono stato tra i promotori insieme ad altri consiglieri, ma anche ad associazioni che operano nel territorio, per chiedere formalmente al sindaco di rimuovere alcune aree dalla ZTL per poter permettere, diciamo, di poter utilizzare delle aree parcheggio e soprattutto di poter permettere ai cittadini di tutta la città di raggiungere i mercati storici della nostra città. Perché? Perché i mercati storici sono una delle questioni più importanti che noi stiamo curando e su cui mi pare che ci sia compattezza da parte di tutti nel difenderne il proprio ruolo storico e nel rilanciarlo. Quindi quando si aprì la via Mongitore, o meglio si tolse la via Mongitore dal primo piano della ZTL, io devo dire che ero quasi certo che anche la via Cadorna era stata tolta. Quando è stato fatto il provvedimento recente su alcune chiusure temporanee che erano valide fino al 31 ottobre, scusate, abbiamo saputo dell'inserimento anche di via del Bastione, per poter permettere ai commercianti di via del Bastione di avere più suolo pubblico a disposizione per poter appunto utilizzare, diciamo, le aree esterne per il distanziamento, eccetera eccetera. Quindi questo è stata la scintilla che ha acceso sia a me, ma penso anche, diciamo, al consigliere imperiale,
insomma, quindi via Cadorna è o non è ZTL? E quindi ci siamo posti questa domanda. Io ammetto, diciamo, il mio vacatio, diciamo, amministrativo, quindi anche io ho scoperto che via Cadorna era tutta ZTL. Se c'erano le telecamere già montate, chissà quante centinaia di multe avrei fatto prendere ai cittadini. Scusate se anche lì mi autodenuncio. Cittadini che magari non avevano il pass, che non era, diciamo, e quindi lì scatta la confusione. Detto questo, la via Cadorna, nel tratto che appunto è rappresentato nel tratto che va da via Mongitore a via si chiama, scusate, a via, lo scrive anche lei bene, a via del Bastione, invece era ZTL già, e anche via del Bastione era ZTL, per cui in questo momento qualunque iniziativa noi andiamo a prendere rispetto al richiedere l'eliminazione della ZTL è perfettamente inutile, perché è stato già approvato il piano ministeriale. Mi ha sentito? Dico, qualunque iniziativa noi andiamo a prendere adesso che chieda anche l'eliminazione della ZTL in questo tratto stradale è perfettamente inutile, perché è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture il posizionamento e il piano, quindi è il posizionamento quindi conseguente delle telecamere, che tra l'altro verranno posizionate a breve, e quindi in questo momento, dove regna sovrana la confusione, andare ad aggiungere confusione ai cittadini, io assolutamente non sono d'accordo. Se ci pensavamo prima, e faccio mea culpa, quando noi, io il primo, chiesi la rimozione di via Mongitore dalla ZTL, probabilmente adesso faremmo un altro tipo di discorso. Ma oggi assolutamente non sono d'accordo su questo documento, perché andremmo semplicemente a aggiungere confusione ai cittadini che già sono in confusione. Permettetemi di dire l'ultima cosa. Io vivo nella zona, lo sapete bene, attraverso spesso e volentieri via Cadorna, almeno 4-5 volte a settimana, ed è un inferno. Ci sono macchine parcheggiate sui marciapiedi a destra e a sinistra. È una strada assolutamente impraticabile. Semmai io penso che sia assolutamente necessario che questa circoscrizione chieda agli uffici competenti di istituire invece dei parcheggi, degli stalli di sosta regolari, piuttosto che tenere la strada in queste condizioni. Vi assicuro che è veramente pericolosa, perché dai vicoli continuano a uscire ragazzini piccoli, continuano a uscire in mezzo a queste macchine, la carreggiata si è fortemente ristretta, non esistono più i marciapiedi perché sono parcheggiati da centinaia di da decine di macchine. Io, se volete, vi faccio vedere anche le foto che ho fatto ieri sera. Ci sono almeno 60 macchine parcheggiate in tutta la strada, macchine che non possono sostare lì per l'attuale ordinanza che c'è presente, non per la ZTL, perché è una zona a divieto di sosta. Quindi è una zona molto pericolosa. Io penso che invece noi ci dovremmo occupare, ma questo è un pensiero che io rilancio all'Aula e penso che sia nell'interesse anche del promotore di questa mozione, riqualificare quest'area attraverso invece degli stalli parcheggio fatti bene, attraverso una segnaletica chiara, attraverso dei controlli della Polizia Municipale che faccia rispettare che lì non si può parcheggiare sui marciapiedi, perché ci sono anche diverse attività commerciali che operano nella zona e che assolutamente sono vittime di queste macchine parcheggiate fin dentro le proprie attività. Ci sono attività di tutti i tipi in via Cadorna. Io ritengo che sia una strada molto, ma molto pericolosa. Per cui noi dovremmo fare un ragionamento diverso. Detto questo, anche io, come diceva il consigliere Sorci, non sono favorevole a questo documento. Su questo è ovvio che l'Aula è sovrana e quindi poi esprimerà un giudizio. Penso che di aver espresso il mio pensiero, se ci sono contributi, se ci voleva essere una breve replica del consigliere Imperiale, ne siamo ben felici. Presidente, ma assolutamente sì, se può. Prego, prego, certo. Allora, Presidente, io intanto vorrei cercare di capire se dopo il suo intervento, e quindi dopo magari poter parlare, se il consigliere Sorci adesso gli è chiara la situazione o no dopo il suo intervento. Perché per rispetto verso il consigliere Sorci, se lui ricapisce che ancora la cosa non è chiara, e che diceva che poc'anzi voleva capire se era ZTL o no, quindi credo che dopo il suo intervento
anche è sicuro che quella è ZTL. Dopodiché, se il consigliere Sorcin non gli è ancora chiaro, mi dice di poterla trattare domani, come mi ha semplicemente richiesto, in maniera del tutto eccezionale, io sono disponibile anche a poterla trattare domani. Se per lui invece non ci sono nessun tipo di problema, credo di andare avanti. Prego, consigliere, io penso che sia anche, diciamo, un bel momento. Prego, prego. No, dico, io vorrei leggere meglio la mozione, vorrei fare un sopralluogo e capire come sta, perché non ho capito di che cosa parliamo. Allora, se lei dice che non l'ho capito, lei parla della discesa sulla strada che porta, c'è, cioè, il parificio di Pensabene per intanto. Bravissimo, bravissimo, esattamente sì. Beh, esatto. E poi io parlo di discesa, questo, è il lato sinistro per sbocco verso Piazza Indipendenza, lato destro. È il lato, cioè praticamente dove ci sono i cassonetti di fronte al bastione. Bravissimo. Questo, questo è il tratto, e lì c'è una ZTL. Assolutamente sì. Dico, come confermato anche dal presidente. Sì, sì, quella è zona ZTL. Ripeto, se il consigliere Sorci chiede o vogliamo fare una sospensione, diciamo, di qualche minuto, se mi fate la cortesia la rinviamo a domani, tanto non cambia nulla, perché io in questo momento, anche se mi convinco del fatto, dico voto no e basta, dico, però domani, se magari mi rinsavisco, perché capisco che è meglio aprirla al traffico per creare nuovo bordello in via, facciamolo. Dico, non c'è una discussione, però io gradirei che venisse sospeso per ora e domani la ripresenta Imperiale. Mi faccia questa cortesia, perché non ho capito. Allora, bene. Mi pare io che il consigliere Sorci abbia espresso chiaramente il suo pensiero. Presidente, io non ho nessun problema ad accantonarla e gentilmente a trattarla lunedì, e quindi do possibilità al consigliere Sorci. Grazie infinite. Scusate, accantoniamo il punto. Allora, ringrazio il consigliere Imperiale per la disponibilità. Questo è un dibattito sano. Io vi ringrazio tutti. Volevo aggiungere semplicemente che la ZTL è un fatto assodato. Nel mese di settembre, con l'approvazione del piano da parte del Ministero delle Infrastrutture, nei prossimi giorni, settimane, verranno già posizionate le telecamere. Questo già sarà un forte deterrente. Però non li facciamo salire più, vi prego, Daniela, perché non è che sono loro qua. Consigliere Sorci, il microfono, se possiamo spegnerlo, per piacere, grazie. Scusatemi. Sì, allora accantoniamo il punto. Dottore Militello, possiamo andare avanti? Presidente, possiamo leggere Presidente, il verbale. Sì? Presidente, perdono, nella qualità di scrutatore, dico io, siccome il consigliere Nicola, il vicepresidente, va sempre così, quando viene accantonata la mozione, dico, il consigliere dovrebbe mandare una mail alla prima circoscrizione. Dico, in questo caso non so, dico, dato che solo per un giorno se lo debba fare una mail. Dottore Militello, può rispondere per piacere? Io ammetto, diciamo, di non essere. Ah, vabbè, dico, tanto è soltanto per un giorno, dico, quindi visto che verrà trattata nella prossima seduta non è necessario. Ok, grazie dottore Militello. Possiamo dare lettura al verbale di ieri, per piacere, grazie. Sì, invito il signor Rocco a leggere. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri, buongiorno dottore Militello. Verbale numero 147 della seduta di consiglio del 12/11/2020. L'anno 2020, il giorno 12 del mese di novembre, si è adunato in seduta ordinaria, giusto avviso al Presidente, protocollo 273 del 30/10/2020, il consiglio alla prima circoscrizione, in modalità videoconferenza, mediante collegamento telematico a distanza. Resta inteso che il luogo della riunione è da intendersi convenzionalmente presso locale della prima circoscrizione, sito in piazza Giulio Cesare 52. La pubblicità della seduta verrà garantita dalla registrazione della stessa e dalla sua pubblicazione ad opera del webmaster sul canale YouTube. Presiede il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolà.
assiste in qualità di segretario il dottor Francesco Minitello, funzionario amministrativo della prima circoscrizione, coadiuvato il signor Rocco Salvatore. Alle ore 9.36 il segretario procede all'appello nominale, oltre al presidente risultano presenti i consiglieri Imperiale Salvatore, Pitarresi Maria, Randazzo Giuseppe, Sorci Salvatore, Tramuto Francesco, Valente Antonino, Venturella Tiziana e Betrano Francesca. Totale presenti è pari a 9. Presidente Nicolao procede alla nomina degli scrutatori e propone i consiglieri Randazzo, Valente e Pitarresi. L'Aula approva. Sorci vuole sapere se ci sono notizie su disinfestazione e sanificazione strade e se è arrivato un piano. Presidente Nicolao chiede al segretario se è pervenuto qualcosa in circoscrizione. Segretario comune che non è stato trasmesso nulla. Sorci vuole sapere se si può fare una richiesta ad hoc. Presidente Nicolao suggerisce che al consigliere Sorci di fare un'interrogazione e trasmetterla al sindaco. Pitarresi fa presente di avere presentato all'ordine del giorno una mozione dello stesso tema, che sarebbe opportuno trattarla. Presidente Nicolao comunica che valuterà a fine consiglio l'opportunità di preparare una missiva da trasmettere agli organi competenti. Pitarresi chiude il prelievo, chiede il prelievo assieme al consigliere Sorci e Valente del punto numero 31 degli atti ispettivi, mozione presentata alla stessa avente ad oggetto programmazione di pulizia e spazzamento da garantire nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19. Il prelievo viene posto in votazione ed approvato all'unanimità dell'Aula. Signor Rocco dà lettura della mozione. Pitarresi illustra la mozione all'Aula con la quale chiede di effettuare una programmazione dei servizi di pulizia e spazzamento ancora più importante in emergenza sanitaria per contrastare il coronavirus in modo più efficace. Fa rilevare come pulizia e spazzamento non vengono fatti di norma in maniera regolare e ritiene fondamentale effettuarli con costanza in emergenza sanitaria, in quanto le scarse condizioni igienico-sanitarie favoriscono la diffusione del virus. Sorci condivide la mozione che ritiene appropriata per il momento, afferma che bisogna evitare la diffusione del contagio, favorita dalla mancanza di effettuazione con regolarità di spazzamento e sanificazione. Si augura che tali servizi vengano prestati con maggiore puntualità nel periodo particolare che si sta attraversando. Valenti è d'accordo con la mozione e si augura che al più presto vengano effettuate le sanificazioni. Petrano ricorda di avere presentato diverse mozioni sul tema ed afferma che in emergenza sanitaria è richiesta ancora maggiore attenzione. Sostiene che si nota sporcizia dappertutto in città e che nel periodo delicato che si sta attraversando si esige maggiore attenzione e si vuole conoscere come organizzato il servizio. Randazzo condivide l'analisi fatta agli altri consiglieri e ritiene doveroso fornire risposte ai cittadini. Alle ore 9.53 la mozione scritta al punto numero 31 degli atti ispettivi viene posta in votazione e approvata all'unanimità. Presidente Nicolao pone in trattazione il verbale numero 146 dell'11.11.2020 che viene letto dal signor Rocco. Terminata la lettura, alle ore 10.06 il verbale numero 146 dell'11.11.2020 viene posto in votazione ed approvato all'unanimità. Presidente Nicolao pone in trattazione il punto numero 11 degli atti ispettivi, mozione urgente presentata al consigliere Imperiale, eliminazione ZTL in via Generale Luigi Cadorna, discesa e via del Bastione lato sinistro. Signor Rocco dà lettura della mozione. Imperiale illustra la mozione con la quale chiede che venga eliminata la ZTL in via Generale Luigi Cadorna e via del Bastione lato sinistro per alleggerire il traffico in corso Re Ruggero e fornire agli automobilisti un ulteriore sbocco per Piazza Indipendenza. Randazzo condivide la mozione per alleggerire il traffico in corso Re Ruggero per raggiungere Piazza Indipendenza. Pitarresi condivide la mozione in quanto la sua attuazione consentirebbe di correggere una disfunzione collegata alla ZTL. A suo avviso, con la situazione attuale si crea confusione di cittadini ed anche in chi viene da fuori, che a volte preferisce non arrivare, causando un danno all'economia della zona. Si augura che l'assessorato al traffico prenda in considerazione la proposta. Presidente Nicolao pone in votazione il punto numero 11 degli atti ispettivi, mozione urgente presentata al consigliere Imperiale, eliminazione ZTL in via Luigi Cadorna e via del Bastione lato sinistro. Venturella interviene per dichiarazione di voto ed afferma che avrebbe preferito la proposta di una valutazione per l'amministrazione e non la richiesta di eliminazione. Annuncia la propria astensione. Prima della conclusione della votazione, il consigliere Valente, nominato scrutatore, abbandona i lavori e pertanto le operazioni di voto non possono concludersi regolarmente.
alle ore 10:22 diversi consiglieri abbandonano i lavori e il presidente Nicolao dispone la verifica del numero legale. Risultano presenti, oltre al presidente Nicolao, i consiglieri Imperiale, Pitarresi e Randazzo. Abbandona i lavori anche il presidente Nicolao, che assume la presidenza, la consigliera Pitarresi, che invita il segretario a fare nuovamente l'appello. Oltre al presidente Pitarresi risultano presenti i consiglieri Imperiale e Randazzo. Verificata l'assenza del numero legale, alle ore 10:25 il presidente Pitarresi rinvia i lavori di un'ora. Alle ore 11:25 il presidente Nicolao invita il segretario a fare l'appello, risulta presente solo il presidente. Non essendo stato raggiunto il numero legale, il presidente Nicolao rinvia i lavori al giorno successivo senza ulteriore avviso di convocazione. Segretario dottor Francesco Menitello e presidente Antonio Nicolao e Maria Pitarresi. Prego, presidente Castiglia. Grazie. C'era il consigliere Imperiale che chiede la parola, prego. Presidente, io è giusto precisare che in questo verbale manca un pezzo. Prego. Lo spiego subito, presidente. Qualcuno può mettermi la pagina bene del... Ok, va bene. No, qua si deve fermare qua. Presidente Nicolao pone in votazione il punto 11 degli atti ispettivi, mozione urgente presentata al consigliere eliminazione. La consigliera Venturella interviene al momento della votazione, quindi abbiamo votato, inizia a chiamare i nomi, Imperiale, quindi Nicolao favorevole, Imperiale favorevole, Pitarresi favorevole. A seguire mi sembra che c'è il consigliere Tramuto o la consigliera Vetrano, non so, comunque favorevoli. Nick Valenti dice favorevole e giustamente dopo purtroppo gli cade la linea, esce dall'aula e dopo interviene la consigliera Venturella dichiarando la sua astensione sacrosanta al voto. Manca questo tratto. Diversamente, presidente, se la parte amministrativa decide che lo deve aggiustare, bene. Diversamente, presidente, io sono costretto a votarlo contrario e a fare questa constatazione. Credo che comunque gli scrutatori di ieri possano confermare quanto sto dicendo io. Consigliere, non ci sono problemi ad inserire queste votazioni. Allora, dottore Militello, ascolti, non ci sono problemi, deve essere fondamentale che deve essere inserito questo. Sì, lo possiamo inserire. Votato. Grazie. Allora, io le dico che avevano votato favorevole Nicolao, Imperiale, Pitarresi, Randazzo, Tramuto e Vetrano, è astenuta la consigliera Venturella, gli altri soci non avevano votato, Valenti c'è stato quel problema, il presidente Castiglia era assente, questa era la situazione, ma la possiamo inserire tranquillamente. Ok, scusate, c'era anche il consigliere Nicolao che voleva intervenire, grazie. Sì, presidente, ascoltata l'ultima dichiarazione del dottore Militello che inserirà quanto dichiarato, posso anche astenermi dall'intervento, grazie. Ok, allora facciamo che il verbale numero, scusate, 146. A me è caduta la linea un minuto e non ho ascoltato l'intervento del dottore Militello. Allora, Militello, detto... se posso io con il dottore Militello, così sì, proviamo, ormai lei integra, diciamo, dottore Militello ritiene che alla luce anche del suo intervento, che essendo questa un verbale ancora una minuta, quindi ancora non è, diventerà ufficiale solo quando verrà approvato, è ovvio che sentito il suo intervento che ricorda alcuni passaggi del consiglio di ieri, aggiungerà quanto da lei dichiarato. Il consigliere, mi pare, il vicepresidente Nicolao sostanzialmente conferma quanto diciamo da lei dichiarato. Mi corregga, vicepresidente. No, presidente, io confermo quanto dichiarato dal notaio della seduta, allora, il dottore Militello. Esatto, volevo dire questo, forse l'ho detto male, esatto, ecco. Quindi verrà riportato l'esito della parziale della votazione del giorno
del verbale del 12 novembre. Quindi questo verbale ritornerà in aula quando verrà aggiunta verrà riletto, e quindi poi procederemo a una formale approvazione. Quindi per ora lo mettiamo, lo accantoniamo, proprio perché per poter procedere a queste piccole modifiche. Se ci sono ulteriori interventi sul verbale 147, sempre come annotazioni rispetto poi all'esito, diciamo, visto che dobbiamo procedere, mi pare che non c'è nessuno che chiede di intervenire. Allora, accantoniamo il verbale 147, possiamo procedere con l'ordine del giorno, grazie. Sì. Presidente, mi scuso, ma ho un sopralluogo urgente, quindi devo lasciare l'aula. Buongiorno consigliere imperiale, prego, grazie. E allora, ci sono tutta una serie di mozioni a firma imperiale Randazzo, quindi se, come fatto l'altra volta, il consigliere Randazzo le vuole trattare, c'è la mozione numero 13, ripristino marciapiede in piazza Enrico d'Orleans. Invito il signor Rocca a metterle in home page. Allora, mozione all'ordine del giorno al punto numero 13, presentata dal consigliere imperiale Salvatore Randazzo Giuseppe. La mozione ha per oggetto il ripristino marciapiede in piazza Enrico d'Orleans. Con la presente si chiede alla RAP di poter ripristinare il marciapiede presente nella via citata in oggetto, al fine di poter evitare le continue cadute ai pedoni e anche a chi lo attraversano. Si impegna il presidente della prima circoscrizione a attivarsi con gli uffici competenti. Palermo 29/10/2020, firmato imperiale Randazzo, acquisito agli atti degli uffici, protocollo numero 124-80-33 del 30/10/2020. Prego presidente Castiglia. Grazie. Consigliere Randazzo, prego. Perfetto, grazie. Presidente, la mozione parla chiaro. Ci sono giornalmente continue cadute ai pedoni che lo attraversano. Chiediamo alla RAP di poter ripristinare il più presto possibile, per la sicurezza di tutti, presidente, perché veramente giornalmente c'è sempre qualcuno che cade. Grazie. Grazie consigliere Randazzo. Ci sono altri consiglieri che intendono intervenire? Sì, consigliere Valenti, prego. Sì, presidente, grazie. Dico, mi auguro che al più presto venga ripristinato questo marciapiede, come ci tengo a dirlo, è stato ripristinato il marciapiede della mozione che avevo presentato io, questo via Vittorio Emanuele altezza numero 85. Sono stati ripristinati entrambi i paletti, una basola e un paletto. Quindi ripeto, mi auguro che al più presto anche questo venga ripristinato. Ho terminato, presidente. Grazie consigliere Valenti. Quindi questo conferma che il ruolo della prima circoscrizione non è un ruolo innocuo, è un ruolo importante di osservazione, di segnalazione e anche, diciamo, poi di risultati che si raggiungono. Ci sono ulteriori interventi? Allora, se non ci sono ulteriori interventi, direi al dottore Militello di mettere in votazione attraverso appello nominale il presente documento. Prego. Castiglia. Favorevole. Nicolao. Favorevole. Imperiale. Pitarresi. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Sorci. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Allora presidente, 8 votanti, tutti favorevoli. Confermo presidente, favorevole all'unanimità. Allora, gli altri scrutatori confermano, sì? Sono ancora in aula gli scrutatori, scusate, giusto? Sì?
Sì, sì, sono sì, confermo. Sì, grazie. Presidente, confermo. Le okay, chiedo grazie. Scusa, sono scrutatore, ma lascio Laura. Scazzano. Allora, intanto, prima di lasciare Laura, comunico che la mozione è approvata. Dopodiché, grazie per averci avvisato, consigliere Randazzo, buona giornata. Possiamo grazie andare avanti con l'ordine del giorno, grazie. Sì. Allora, i punti successivi sono tutte mozioni a firma dei consiglieri Imperiale Randazzo che non ci sono, quindi dobbiamo andare al punto numero 19, mozione presentata dalla consigliera Pita Resi, interventi di recupero per assistenza ad alcuni clochard in via Macheda 312 e rimozione ingombranti, pulizia e sanificazione del luogo. Sì, prima di dare la parola Presidente, mi perdoni, Presidente? Sì. Dico, il consigliere Randazzo risulta ancora connesso, quindi se ci sono i punti di Randazzo. È uscita adesso, Presidente, a posto. Ok. Grazie, consigliere Valenti. Devo dire che lei è veramente uno scrutatore attento, cioè proprio le devo fare i complimenti. Allora, prima di dare la parola alla consigliera Pitarresi, chiedo al vicepresidente di sostituirmi nella guida dei lavori. D'accordo, presidente. Grazie, vicepresidente. Consigliere e consigliere, buon lavoro e buona giornata. Ci a lunedì. Mettiamo la mozione della consigliera Pitarresi, non peggi, la legge il dottore Rocco, signor Rocco. Il dottore per me va bene lo stesso, è talmente così dotto nella sua professionalità che potremmo anche dargli una laurea in quello che grazie vicepresidente, e lei è sempre speciale. E allora prego, mozione era stata accantonata ma adesso l'abbiamo ripreso. La mozione presentata alla consigliera Maria Pitarresi ha per oggetto interventi di recupero per assistenza ad alcuni clochard in via Macqueda 312 e rimozione ingombranti, pulizia e sanificazione del luogo. Con la presente si chiede di intervenire con urgenza in aiuto dei clochard posizionati da diverso tempo in via Macqueda. Ormai vi è una situazione di notevole degrado e di mancanza di igiene. Inoltre riferiscono ai cittadini che i clochard hanno atteggiamenti senza inibizioni, come urinare per la via davanti a tutti. Occorre rimuovere gli ingombranti, in particolar modo i materassi molto sporchi e con cattivi odori, e provvedere a pulire e igienizzare il posto che ormai è diventato una fissa dimora. Pertanto si impegna il Presidente della prima circoscrizione ad attivarsi con le attività sociali, RAP, Polizia Municipale e altri uffici di competenza. Palermo 10/9/2020, firma Maria Pitarresi, acquisita agli atti dell'ufficio della prima circoscrizione il 14 settembre 2020 con protocollo 820840. Prego, Presidente Nicolau. Grazie, signor Rocco. Prego, consigliera Pitarresi. Sì, Presidente. Allora, avevo accantonato lo scorso mese la mozione perché sempre nella stessa data inviavo la nota e quindi già era iniziato un percorso di recupero, quindi aspettavo che la situazione credevo che si potesse risolvere in breve tempo, invece non è stato così. Per quanto riguarda gli ingombranti è stato fatto un primo ritiro ed è stata fatta una pulizia dei luoghi, però questa neanche è durata pochi giorni e sono subentrati altri ingombranti e altri rifiuti. Proprio ieri sera metto al corrente anche l'aula che mi hanno chiamato alcuni residenti facendomi presenti e c'era un bel gruppo di clochard dove tra di loro anche una donna avvolta in una coperta che tremava e da 12 ore mi riferivano che era in queste condizioni. Mi sono attivata subito, ho chiamato la polizia municipale, ho chiamato anche la marginalità attiva e sono al corrente di questo. Il problema, Presidente, è che queste persone hanno bisogno
di aiuto concreto. La situazione va sempre più peggiorando e degenerando, perché data anche l'emergenza che abbiamo in questo momento, e queste persone stazionano lì, sono persone che hanno bisogno di cura della persona, ma anche di altro tipo di assistenza, assistenza fisica, psichica, di avere un percorso ben inquadrato. Le attività sociali devono essere subito ad agire in questo frattempo, in questo periodo, perché queste persone hanno seria necessità, Presidente. Mi riferiscono pure i diversi commercianti, ho inviato allora anche una foto, che ormai sono completamente senza nessuna inibizione, urinano dappertutto senza neanche nascondersi. È capitata una signora che hanno urinato davanti proprio alla vetrina tranquillamente e poi li hanno salutati, normale. Quindi c'è una situazione molto 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 grave, anche si viene a creare percorrono via Marqueda tranquillamente, senza mascherina, senza anche nessuna precauzione nei confronti del Covid, del coronavirus, e non gli viene detto niente, mi riferiscono a questo. Sono completamente lasciati a sé, ed è invece importante cercare di recuperare queste persone e avviare al più presto un percorso per loro, per poterli assistere ed aiutare. Grazie Presidente, spero che al più presto venga presa subito dalle attività sociali questo tipo di problematica, che per ora in città noi viviamo, perché vediamo che si spostano da una zona all'altra. Magari adesso ci sono dei centri che sono chiusi, non li possono ricevere, ma ce ne sono altri invece che sono disponibili, quindi ci vuole soltanto veramente, non lo so, prendere la situazione in mano e agire, Presidente. Grazie. Presidente, confermo quanto detto alla consigliera Pietarrese, ha mandato sì la consigliera una foto, però per sempre quel discorso della scansione io ho preferito non inviarla, perché sicuramente non era accettabile nella visione. Quindi confermo quanto detto alla consigliera, che si capisce bene quello che ha già trattato ed è evidente nella foto. Ok, grazie signor Rocco, grazie consigliera Pietarresi. Io immagino che lei, consigliera Pietarresi, ieri sera, avendo chiamato la polizia, abbia fatto una sorta di racconto di come stanno le cose, che è uguale a quello che lei ha raccontato in aula in questo momento, giusto consigliera Pietarresi? Certo, forse anche più dettagliato. Perfetto, perfetto, perfetto. Interventi sulla mozione? Presidente, posso intervenire? Prego, consigliera Vetrano. Sì, grazie Presidente. Devo dire che la situazione che ha narrato poc'anzi la consigliera Pietarresi non è altro che lo specchio della verità. Oramai questi clochard, diciamo, fanno quasi parte della via Marqueda, come se fossero, non so, delle vetrine anche loro. Devo dire che sono molto dispiaciuta, perché si sa, dico, massima solidarietà per queste persone che hanno un vissuto e un passato tragico e che continuano a viverlo. Però ritengo sia opportuno prendere dei seri provvedimenti. I provvedimenti dovevano essere presi a prescindere dal Covid-19. Perché passare sulla via Marqueda e trovare in una rientranza di un magazzino un signore, una persona che dorme su coperte, piumoni, con dei cani accanto, nella totale sporcizia, è già un fatto grave.
Io so bene che anche, diciamo, in diverse occasioni c'è stato modo, o quantomeno c'è stato il tentativo di poter recuperare questi clochard, accompagnandoli magari anche in dei centri adeguati, in dei dormitori, con l'assistenza sanitaria o con l'assistenza psicologica. Però so che molti rifiutano appunto questo tipo di assistenza e preferiscono vivere per strada. Però oggi noi dobbiamo guardare il bene della società. In questo momento non dico che ci guardiamo l'uno dall'altro, perché potenzialmente tutti quanti siamo portatori di questo virus, appunto, che si chiama coronavirus. Quindi già ci guardiamo l'uno dall'altro tra parenti, amici, conoscenti e colleghi, ed evitiamo di uscire, per cui diciamo è controproducente e anche insensato pensare che loro, siccome sono dei poverini e sono dei clochard, possono vagare indisturbatamente senza mascherina, stando fuori senza, diciamo, non rispettando quello che è l'igiene. Quindi c'è qui, diciamo, un bel lavoro da fare, quindi serve l'assistenza alle associazioni, serve la pulizia, la disinfestazione della RAP, l'intervento della RESET, qui veramente serve tutto, ma soprattutto a salvaguardia della società di loro, ma soprattutto anche dei commercianti. Dico, già il commercio, come a Palermo, come in Italia, è veramente in ginocchio. In più ci si aggiungono queste persone che comunque, dico, io sarei la prima, se mi dovessi trovare un clochard vicino, non so, un negozio di non lo so, abbigliamento, lui vaga lì indisturbato, io non c'entrerei mai in quel negozio, mi terrei ben lontana, dico, è chiaro. Quindi l'intervento deve essere massiccio in questo periodo, con tutta l'accortezza del caso, con tutta la sensibilità. Ma queste persone devono andarsene, devono trovare un luogo adeguato per poter dormire e soprattutto per non contaminarsi e non contaminare. Grazie, Presidente, ho finito. Interventi sulla mozione della Lega Pedaresi? Nessuno. E allora, dottore Militello, visto che non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione la mozione della consigliera Pitarresi. Presidente, soltanto una cosa vorrei aggiungere. Prego, consigliera Pitarresi. Che oggi mi sentirò con le attività sociali e continuerò l'attività cercando di risolvere al più presto la situazione, anche se è molto difficile. Mi dicevano pure ulteriormente ad aggravare la situazione, alcuni anche residenti e commercianti, che sono successe anche diverse liti tra persone che portavano la mascherina e i clochard. Quindi la situazione è abbastanza grave, Presidente. Ho finito, allora, Presidente. Penso di ricordarla questa tematica, perché probabilmente sono gli stessi contatti che stazionavano in discesa Masaniello. Ora, io credo che lei già stia facendo un ottimo lavoro, però forse dovrebbe intervenire in maniera molto determinata l'ASP. Speriamo che lo faccia, perché è un problema davvero importante ed è grave, perché è chiaro, ma ci sono rumori che io non capisco da dove arrivano. Ah, adesso sono terminati. Dicevo, è una situazione che non può più continuare così, quindi io voglio sperare che l'ASP intervenga con le forze dell'ordine e, qualora dovesse essere necessario, si faccia un TSO, così almeno, dico, si danno un attimino una regolata e provano anche questi soggetti che, pur essendo bisognosi, però devono rispettare le regole, perché qua non stiamo scherzando, parliamo di pandemia da Covid. Quindi va bene così, se non ci sono altri interventi la mettiamo in votazione. Prego. Presidente, dobbiamo sostituire due scrutatori, consigliere Randazzo e la consigliera Venturelli. Presidente, bisogna... Sì, perché erano scudatori, Presidente.
stavo per dire io, mi ha anticipato il... Allora sostituiamo i due scrutatori mancanti con i consiglieri Tramuto Franceschi e Francesca Vetrano. Possiamo anche metterlo ai voti. Castiglia Nicolao. Favorevole. Imperiale Peter Resi. Favorevole. Randazzo Zorci Tramuto. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella Vetrano. Favorevole. 5 votanti, 5 favorevoli. Non ho capito, scusate, dottore Menetello, mi può ridire chi sono gli scrutatori? Vetrano. Tramuto e Vetrano. No, Tramuto, Valente e Vetrano, giusto? Sì. Tramuto, sì. Valente e Vetrano. Abbiamo votato 5, siamo tutti e 5 favorevoli. Perfetto, approfitto per ricordare che oggi siamo in prosecuzione, quindi diciamo che servono un minimo di 4 consiglieri per poter procedere ai lavori d'aula. Ok, allora a questo punto... Presidente, mi perdoni, io lascio l'aula e sono scrutatore. Allora non possiamo mettere la mozione in votazione perché dobbiamo sostituire il consigliere Tramuto. Ho capito bene, dottore Militello? Sì, certamente. E allora a questo punto lo sostituiamo con... Siamo in 4, giusto? Sì, rimane solo la consigliera Pietrarese. Obbligatoriamente con la Pietrarese. E allora lo sostituiamo con la consigliera Pietrarese. Quindi sarebbero Pietrarese, Vetrano e Pietrarese, Vetrano Valenti. E Valenti. Da fatemelo dire, sì. Mamma mia, prego. Castiglia Nicolao. Favorevole. Imperiale Peter Resi. Favorevole. Randazzo Sorci Tramuto Valenti. Favorevole. Venturella Vetrano. Favorevole. Presidente, okay. Tutti favorevoli alla sostituzione. Quindi la sostituzione l'abbiamo fatta, stiamo a posto così. Adesso bene. Possiamo procedere alla votazione della mozione. Prego. Castiglia Nicolao. Favorevole. Imperiale Peter Resi. Favorevole. Randazzo Sorci Tramuto Valenti. Favorevole. Venturella Vetrano. Favorevole. Presidente, 4 votanti, tutti favorevoli. Perfetto, la mozione è stata approvata. E chiudo definitivamente i lavori d'aula. Buona giornata a tutti, possiamo interrompere la registrazione. Buona giornata, buon fine settimana. Buona giornata a tutti.